E chi sia stato non si sa. E to ricco. Andrea, levi il cursore da là? Bentornati negli anni 90. Buonasera, no, sono Magalli, no, Carlo Magalli, no, no. Nel 1992 la TV era ormai la mia seconda casa. Signorina Morabito, lei ora lascia il collegio. Cosa? Via la rapper. L'espulsione di Aurora. Così, Bomberone. La professoressa Petolicchio assumerà il ruolo di preside vicario. La nuova preside risponde. Ah, siccome la nuova preside la Petolicchio. Rivellini e Bettin, non siete divertenti? Brava. Petolicchio, bellissimo. Collegio per il paese dei balocchi. Siete la coppia Lucignolo Pinocchio. Sono tornato. È tornato. Lucignolo o Pinocchio? Mi pare che si sia cercato di capire chi dei due fosse l'istigatore. È un po' è tornato, è un po' mutato comunque. Nessuno il tipo da quando gli hanno tagliato i capelli. Vi avverto, alla prossima siete fuori. Ha detto fuori. Come dice il creatore, sei fuori. E i follower non arrivano. Momento di un corridoio. Oh, un favore, non svegliate Luca. Ma che stanno a fare? Ma da domani si cambia e fanno le cazzate. Ma lasciateli riposare, sono dei cittadini onesti. Catarri, rotti, scorelli. Come catarri? In Covid? In epoca di Covid? Ma che sono queste voci? Avete capito? No, sei sbloccato. No. Ma siete caduti da piccoli. No, a me piaceva più quella delle morroidi. Sì, infatti, potranno mettere quella. Molto meglio. Ma fanno stroversi del cazzo. Ma sono degli animali. Le cose che non posso ma fare. Ma non ha senso. Vuole spaccare tutti. Inizia una nuova settimana. Rolls Royce. Un elemento Rolls Royce desta parecchia curiosità. Oh, un'altra persona forse. Cos'è questo? Guarda attorno a lei. È una persona nuova. No, so io chi è. È Melissa. Signori collegiali, buongiorno. Ah, arriva Ambrangiolini. Magari. Sta per iniziare la quarta settimana. Che rappresenta Melissa! Il nostro giro di boa. Giro di boa può essere che, cioè, significa tipo qualcosa che gira tra noi? Ma è stupido. Tipo qualcosa che tipo ognuno poi alla fine riceve qualcosa, diciamo. Il Covid? Giro di boa. Ma prima della fine del collegio il mio cuore cederà. Ogni parola che esce dalle vostre bocche mi viene un colpo. Di giro bravo. Di boa troppo così però la metà c'è ancora qui dentro chi non ha capito come si sta in collegio okay. Chi non ha rispetto prima di tutto per i compagni poi anche buonasera, per qualsiasi autorità giusto. Cosa ne pensa dell'argomento signor Zigliana? Mi fa un po' girare. Marco e Simone non hanno esagerato solo con me, ma anche con tutti. Dopo mi venga a trovare che ne parliamo, che è un argomento che mi sta molto molto a cuore. Oh, ma proprio alla fine di questa settimana super snitch. Consegneremo le pagelle di metà corso. Non basta a scuola le pagelle, mo ti ci metti pure tu con le pagelle. Ma so già che è una scuola, bomber. Chi otterrà la sufficienza non attaccarlo. Riceverà. No, stasera sono così, eh. Solo chi avrà grazie la giacca rossa potrà andare avanti. E i ponenti quando torneranno purtroppo, i video in cui la giacca rossa non l'avremo sintetiche tutti. Insieme non ai non ce te? La farò. Ah, non arriva nessuno. Pensa che filo di merda non la prendo. Ma che palle. Questa è anche la settimana della vostra prima uscita. Oh! Il raggito! Il palazzo Bonifacio VIII. Bonifacio VIII! Che lei mi guarda. Oh, hai lost. Secondo qua, Luca. Oh! Adesso lo so. Lo pestano. Oh. Lui è bullesco, eh. Sì. Ok, che devi dire? Che hai intenzione di fare? Io chiedo di avere una stanza singola per dormire. Allora io ti posso assicurare da parte mia che se te sarai buono io smetterò. Ma io non dico di farvi spellere. È uguale, ma lui ci butta fuori, te lo sai. Milana deve evitare di fare l'infame. Bella brutto, brutale! Ma che brutto! Sei tu che rompi! Alla fine
Mi stavamo solo giocando. Ricordi quello che ti ho detto? Fai a modo e farò a modo con te. Ah, cos'è sta cosa? Cos'è quest'atto mafioso? Cosa? L'atto mafioso! Se tu sei buono con me, io sono buono con te, perché devo dire, se io decido di fare, se io faccio lo stronzo, faccio solo i loro due nomi, loro vengono cacciati e non ho bisogno che siano buoni con me. Niente, non mi ha detto niente. Che succede? Fa per me. E tu sai, qualsiasi cosa dici. Cosa fai? Ho paura. Gank! Perché sarà piano. Come fa il loro gioco allora? Secondo me sbaglia. No, l'atteggiamento mafioso qua è condannabile, esecrabile, Simone. Esecrabile. Signor Ziliana, lei sta qua con me. Oh, what? Oh, Luca. Atto altro mafioso? Però tieni tutto in considerazione. Sì, ovvio. Ah, perché il adesso signor deve Diliana dire le cose. È stato convocato al rapporto dal preside. Per tutti gli altri, invece, è il momento di una insolita lezione del professor Maggi. Oh, Maggi! Potente preside. Signor Maggi! Ancora? Ho bisogno di qualche volontario per piantare tre rose. Non vedevo l'ora di zappare. Madonna! Signor Andrini, parli con la rosa. Posso limonarla? Signora Andreini! Ti voglio bene. Ma stai tradendo i peperoni! Non ti preoccupare, adesso ci sono io. Ti darò affetto, amore, acqua. Allora scusi se l'ho disturbata, ma... Assolutamente. Volevo che un po' mi dicesse cosa succede. All'interno della classe ci sono atteggiamenti di determinati soggetti che mi danno fastidio. Ormai la sera dormo 3 ore a notte, perché ad una certa ora della notte, se gli altri non riescono a dormire, fanno urli, versi, rutti, svegliano tutti, accendono le luci. I famosi versi alla rutti. Fine lo fanno per scherzare, solo che dopo 3 notti che uno dorme 3 ore, perché ti metterò del culo, bravo, fai bene. Non puoi di fare. Allora, stanotte erano Bettin, Crivellini. Bettin e Crivellini. Elenia, rappresentante di lo cacciano, Flava, lo hanno che sono cacciati. La Matera, signorina Matera. Sì. Rappresentante di classe. Ma poi che gag è? Ma che sveglia la gente. Grazie, signor Ziliano. Arrivederci. Ma sono giovani. E adesso lui, il signor lui, prenderà provvedimenti. Un problema. Ha fatto bene, ha fatto sicuramente bene. Uno, se vuoi fare le maraghelle, come vogliamo chiamarle in termini scolareschi, le fai, non mi rompi il cazzo mentre dormo. E se dormo e poi mi convoca il preside, a me non è che te paro il culo perché mi hai fatto uno sfregio. No, te rompo il culo soprattutto per la minaccia mafiosa che mi hai tirato. E se parli, lo sai. E se non parla, valuta bene con quella faccia piena di buchi dall'acne. Ma che vuol dire? Ma che vuoi da me? Sono il tipo che ti ha offerto. No, ha fatto, bene. E poi va bene la settimana che arrivi. Sei un po' così. Però adesso hai proprio cagato il cazzo. Scusa. Hai cagato fuori dal vasino. Esatto. 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 Cioè, gli do scrivere su Instagram. Come si chiama il ragazzo su Instagram? Ma no, non è in diretta al collegio, Simone. No, sì. E poi non ha il telefono adesso. Non ha il telefono. Chiamo la madre. Che me ne trovate il numero dei genitori del ragazzo? Ma dello snitchi o del... No, del ragazzo che bullizza. Voglio chiamare. No, non posso toccare il bambino. Allora si parla con i genitori e poi magari loro gli danno una lezione per bene. Io sicuramente non so il padre del ragazzo e non posso dirgli niente. Ma se lui va a importunare gli altri ragazzi, ma davanti ai miei occhi, questa cosa non può accadere. Mi trovate i numeri dei genitori? Bravo, così si agisce. O vado direttamente io al collegio adesso e inizio a parlare col preside e a... Cioè... Che sia finto il collegio. Che bordi? No. Ma che sia organizzato dalla RAI, non è che ci sono ancora... Organizzato o non organizzato, quello che ho visto è un atto di bullismo. Molto grave che non c'è neanche in sovrappensione un attenzione, è sbagliato, è mostrato solo a fini intrattenitivi. Questo andrebbe scritto, eh? Invece così i giovani che guardano dicono: ah, ecco come si può risolvere un problema. Sì, infatti, con un atteggiamento mafioso. Esatto, guarda, magari questo qua potrebbe essere la soluzione ai miei problemi a scuola, minacciare gli altri alunni. Non si può. Non si accetta una cosa del genere. Donate o vi banno.
ti lascio con questo. Questa è una bellissima tecnica, Simone. Banno tutti. Se non fai la sub, ti banno. Il tuo canale è pay per view. Cico, grazie. No, pendo. No, 2 euro. Scusa, pago subito. No, pago subito. È proprio. No, non sto cercando di. Non ti sei comportato come Bettin. Non sto estorcendo soldi a nessuno. Pago subito. No, Ninja, grazie al Prime. Ma spero che tu l'abbia fatto non per la minaccia. Per favore, non mi venite più a cercare. No, non sono venuto. No, aspetta. Uno, non ho cercato nessuno. Dove stiamo andando, signor sorvegliante? Silenzio. Oh, nei bagni sta andando. Non è proprio nelle troppo corde dei signori. Certamente sì. Le lezioni proseguono con la professoressa Petolicchi. Ci siamo tutti? No. Sì. No. Chi manca? Felipe. Bene così. Si prospetta un'elezione. Super blastati subito. Bene così. Signor Crivellini, finalmente lei prende appunti, sono molto contenta. Grazie. Mi fa vedere i suoi appunti? No, senza prendere i quaderni dei compagni. Guarda che passo! Arriva lui! Roar! Roar! Signor Crivellini, signor Bettini, in piedi. Eccolo, lo sta per dire, regà, lo dice. Devo dire che penso di non avere mai avuto studenti come voi. In positivo? Non credo che ci sia molto da aggiungere. Signor Crivellini, signor Bettin, siete espulsi dal collegio e dovete immediatamente lasciarlo. Fuori. Godo! Via dal cazzo, dai, via dal fuori. Cazzo. Via dal cazzo. Fuori, se non mi interessano le interviste, fuori. Dalle palle. Mai più vedervi. Fuori, silenzio. Fuori, silenzio. Godus. Enzo, questi due banchi qui me li può portare via? Bruciare i banchi. Giusto. Enzo moment. Lenzo moment. Accomodiamoci e tranquillità, Grambone. Senza permesso, niente, dove shock. Va Grambone? No. E mo tutti però ce l'hanno col ragazzetto che ha snicciato. Non scappo dalle classi per andare a fare casino, però quando ci vuole ci vuole. Se ne va anche lei? Bene. Ma cosa protestate? Cosa protestate? Via dal non mi dire che tornano per questa protesta ridicola, eh. Tutti cacciati. Che non li prende sul personale sta faccenda. Come diciamo prima, è soltanto un reality, notte, ok? Ah, hai ragione, mi sono dimenticato. Non ci sono già più. Cosa fanno loro là? Qua. Grazie. Massimo, voglio cambiarmi, ma sono nato per questo. Perché? Perché? Questo è successo. Succhiotto al collo, Eh sì. Quando è stato fatto? Ma che non sappiamo, Simone, le scene quelle un po' così credo che le tolgano. Sono su Twitch Plus. E li mandano per strada, poveracci. A me piace che devono trovarsi il passaggio da soli. Guai a lasciarsi prendere dall'occhio. Sembra una bella sfida finale. Cazzo, piangete. Ma che te piagni se letteralmente c'hai avuto il passato più difficile di tutta la storia? Cioè, te sono morti i tuoi, cioè fa tutto e poi ti metti a piedi se ne va Jimmy pazzo. Magari ha scoperto delle cose che non doveva scoprire. Un collegio tutto nostro gliela... fatto lui. Alessio dice che gliel'ha fatto lui il succhiotto. Non credo. L'abbraccio di mia sorella vale. Magari. Se ne sono andati. Divertiamoci, però non è che in modo ce la mando in depressione perché se ne sono andati. Lei ma non sono morti. Lei è best content per me. Sono letteralmente usciti da un fottuto cancello tra un no, no, buona vita, okay. Per loro è finita. Enzo moment. Enzone. Eccolo. Vai, avvocato. Ci sono più soldi per tutti adesso. Ok, vai. Eccola qua. Ho notato che abbiamo alzato un pochettino i prezzi. No, è che abbiamo cambiato adesso le cose. Adesso spacco che hai preso. Adesso se vuoi vendere i panini qua mi devi dare una percentuale. 2000, ragazzi. Se vuoi protezione. 2000. Sta sudando, Penso lo adoro. La faccia di una persona da applicare, tipo quei malavitosi che vanno per la strada. Ragazzi, vi aggiorno sui buffi da pagare. I buffi. 3000 Bertollo, 3000 Pavalà, 3000 Cristini. Se non pagano il buffo troppo per Enzo. Ah, ma fa anche l'usuraio, ragazzi. Sì. A che cosa è associato? Il carnevale.
Bello. Giullari. No. No, ma perché? Ma porco ma, troia! Ma non è possibile che dici la parola arancio e la gente si mette a piangere! Non è possibile! Ah, vabbè, ma lei c'ha 14 anni, dai. No. È la più piccola di tutte. Racconta te fatto. Sì, sì, è a lei che lo scrive. Lo accetto, lo accetto. Dai, 14 anni sono più, è vero. Di cose belle. Dai, facciamogli un abbraccio. Amare è banale. No, un abbraccio col cazzo, un applauso a distanza. Facciamogli un abbraccio così poi. Piangere. Un applauso da distante e con rispetto. Questo è l'abbraccio. No, che quello è un abbraccio diverso. Dal rumore, non so cosa stai facendo. No, no, non è quello che pensi. Andrea? Portate il braccio destro verso l'alto. No, 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 non fatelo. Più veloce. Uno. Forza Di Piero, forza. Anche tu, Simone. No, ragazzi, non posso farlo, ma si sembra troppo anche in campo. La pisciamo dopo. La mia città ideale deve essere un luogo situato nello spazio. Non deve essere inquinata perché mi reputo ma ti stai una persona Simone, che cosa ridi? Ha molta cura dell'igiene personale. Che lì puoi buttare l'immondizia nell'universo. Sì. Le che comodissimo. Per esempio dolce. Stanno a cringiamo i compagni. No, di... Io ce la farei un giro nella sua città, signorina. Dai, no, troppo! Ma che no, ma professore, è minorenne. Bene, allora porti una... Cazzo. A... quattro insufficienze. Quattro. Dai, fuori, 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 fuori. Però... mi dispiace comunicarle. Via dal cazzo! Non posso farle avere la giacca rossa. E via dal cazzo! Leghiamo il zero content! Fuori il content! No, 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 no. Sì, lasciamo sì, il giusto, content! Giusto. Tutti fuori! Attenzione alla Barese, è impazzita! Dove vai? Signor Presidente, posso entrare un attimo? Signorina, per cortesia, ma cerchi di stare calma. Fuori anche lei! Ma fuori tutti! Vuoi? Posso sapere i motivi della signora Mangioli perché piange? Fuori il guardi, signor Maggi! Metta giù le mani! Dov'è la sua giacchetta? Sta nel cortile. Vado a prenderla! E poi rivengo. No! Fuori! No, poi rivengo. Metti bene cosa quel coso, non l'hai messo bene. Cosa è successo alla signorina Mangioli? Prima di tutto, se fossi lei, mi domanderei cosa succederà a me? Sì, ma bisogna pensare anche agli altri, non bisogna sempre pensare a se stessi. E lei è la mia amica, io ti vedo una bestia se se ne va. Signorina, le suggerisco. Ma non te ne è mai fregato un cazzo! No, è perché hanno quattro insufficienze. No, e non conta. Non ha la media del 6. Ma quindi se ne va o non se ne va? Signorina, certo che se ne va, ma non è affar suo. Vuole andarsene anche lei e se ne vada. E via dal cazzo! Oh, se ne vada! Fallo! Fallo! Signorina! Signorina Scarano! Fuori! Fuori! Ma che differente che... Il mini è... Questa è una cosa personale, io lo dico. Certo. Adesso le dico io il mio parere. Si levi la giacca. Si levi la giacca. No, no. È in TV, è in TV. E vada a prendere la giacca rossa. Infatti. Ecco, signorina Scarano, cosa succede? Pensando di avere sempre ragione. Sono Roberta. Cosa? Sono la vostra nuova insegnante di storia. Mi spiace per voi. Geografia. Ho detto anzi a no, ho fatto questo, ho detto anche a no, dopo 3 secondi polo nord, anche se c'è il polo nord, e dentro il bomber di Mocca, c'è proprio luce al polo nord, e se io ho detto anzi a no, ho